Allora ragazzi, se state guardando questo video dovete assolutamente spendere questi crediti per questa punta centrale e per questa evoluzione, ragazzi. Carte che vi svoltano totalmente la fase offensiva e che vi giuro sono impressionanti, ragazzi. Mi raccomando ragazzi che molti di voi guardano il video ma non sono iscritti al canale, quindi se volete aiuti anche su FC25 lasciate like e iscrivetevi al canale che ci penso io a farvi migliorare. Quindi se siete interessati a coaching roba varia, scrivetevi le mie email. Prima di iniziare il video, se volete acquistare crediti su Foot ma anche giocatori ragazzi, andiamo su scegli il mio gioco, successivamente FC24, potete scegliere sia i crediti che anche i giocatori da acquistare, ovviamente scegliete la piattaforma Xbox o PlayStation o PC. Supponiamo di comprare 1 milione di crediti. Per ottenere un 5% di sconto basta che scrivete Fabio in maiuscolo dove sta scritto buono. Allora ragazzuoli, siamo con l'account del buon Roger, che è un account di mio amico che utilizzo perché lui scula tantissimo. Andiamo a farci un paio di partite di Weekend League. Ha comprato alcuni giocatori e sta facendo l'evoluzione di un giocatore che per voi merite tranquillamente. Giocatori che valgono un pochettino di più perché parliamo di un attaccante da 500.000 crediti. Vi faccio vedere innanzitutto la sua squadra perché rispetto alla mia non c'è veramente paragone. Allora, questa è la squadra, ragazzi. E potete vedere che lui sta utilizzando Ronaldinho in evoluzione. Lui ce l'aveva non scambiabile, quindi siamo esculato da quel punto di vista. Ronaldinho diventa 96, ma però non sto a parlare di lui per ora, perché il giocatore che voglio farvi vedere è lui, ragazzi. Il buon Fernando Torres che si presenta con alto normale, 5 vite debole. Guardate il playstyle perché c'è il rapido, il razzetto bianco, la trivela, finalizzazione clamorosa, c'è pure il colpo di testa plus. Non è solamente un fenomeno nei passaggi, però c'è il vita bianco che è importante. Peccato che non abbia l'aereo, però ragazzi questo c'è un bodytype perché è sgravatissimo quest'anno. Quindi grosso, quando va via in velocità non lo prenderai mai. Mai anche difensore di top, ve lo dico tranquillamente. Costa attualmente sui 500.000 crediti. Non sto facendo il video, ma non so se scenderà o meno. Però considerate che questa è una carta che la nazionale del giocatore tende a 2 gol, prende un più 1, quindi può diventare tranquillamente 95. Se la nazionale del giocatore, cioè la Spagna, segna 4 gol, prende un altro simple intesa. Più un 99, una statistica principale. Cioè, potete immaginare che vi vanno a dare 99 di velocità, quindi attenzione a questa carta che è veramente sgravatissima. Vi voglio far vedere anche il buon Ronaldinho, anche se il video sarà incentrato principalmente sul buon Fernando Torres, perché il buon Ronaldinho manca semplicemente una partita, se non ricordo male, e prende l'evoluzione finale. Potete vedere qui, manca semplicemente, basta vincere una partita di Division Rivals. Questa è la carta totale, prende 4 playstyle totali rispetto a uno che ne aveva. Prende il Tiki Taka Plus, il playstyle aereo, non per il motivo, la trivela e tra l'altro comunque c'ha 88 di elevazione, non è sicuramente il massimo avendo un playstyle aereo, però avete un giocatore di qualità col playstyle aereo e vi posso assicurare che è difficilissimo trovarlo. Quindi andiamo a fare subito una partita e vi faccio vedere quanto è forte e buon Nino Torres. Allora, vediamo come si presenta il nostro avversario prima partita di Weekend League. Anche lui dude che importa. Comunque minchia, ormai tutti i squadroni hanno, eh. Broia con il playstyle aereo, quindi sappiamo già come gioca il bro. Allora, questo è il buon Fernando Torres. Potete vedere che comunque è grosso in game, ha un body type bello sgravato. Poi il body type che quando vanno prende una velocità subito. Non avevo dubbi. Forse l'avversario addirittura qui. Penso che sia il record personale. Record personale. Un gol. Penso di aver fatto mai una review così veloce. Di aver parlato così bene di un giocatore. Doppio passo. Time advantage. Gol 1-0. Easy. Ah, un carro armato, ragazzi. Un carro armato. Un carro armato, ragazzi. Un carro armato. Però non ho capito perché non ha fatto gol, devo essere sincero. Mamma mia ragazzi, comunque che calci d'angolo su questo videogioco non si può giocare, eh. È mio. Ovviamente non è un giocatore agilissimo, quindi dovete aspettare un giocatore vergognosamente veloce. Faccio vedere i punti di forza di questo giocatore, che sono solamente i doppi passi e la velocità che mette nel lungo, che è imprendibile, vi giuro. Ma cioè, ma è clam... Ma vabbè.
Non sto azzeccando manco un tiro, sta azzeccando tutti i lati questo, non muove proprio. Però vedete quanti rimpalli che vince Bonigno. Perché cosa abbia fatto però qui, porco schio, ho tirato e mi ha fatto il taker. Però qual è il gioco, ragazzi? Anzi, questo fa un cazzo. Questo quanto è lento, ragazzi, che fa sempre Benigno. Guarda Benigno, come crea gioco, ragazzi. Guardate come crea gioco il Bonigno. E questo, Daniel Mo è un bidone astronomico. Oh, ragazzi, quanti cazzo di gomi sto divorando? Io controllo qua osceno, eh. Quasi vedi che non tiro un primo controllo, Torre. Capiamo. Con la corsa, è infermabile, Torre. Però devi stoppare bene, che il primo controllo... Lo vedi qua? Qua devi fuggire, ragazzi. E sullo stretto soffre troppo. E poi gol. Qua è fortissimo. Vi giuro, ragazzi, impressionante questa cosa. Cioè, o sapete sbicciare la velocità della luce o non la prendete mai. Guardatelo, Nino. Guardate. Vabbè, avete capito che comunque questo è il suo punto di forza. Quindi qua vola. Prova a barcolà, prova a fare il fenomeno. Oh, di prima, perché mi ha spaventato? Non è inguardabile. E dai, 10 volte gli ho tolto la palla. Io Tozze è un mostro. Madonna mia, Dani Olmo. Madonna mia, Dani Olmo, che scalzo. Ho dimenticato che c'ha 4 stelle skill. Ho fatto il reverse lastic. Mia ragazzi, quanto è forte, ragazzi. Mamma mia, che forte, ragazzi. Mamma mia, il Digno. Poi darò un po' di parte perché a me piaceva come giocatore, quindi. Guarda, di passante. Vai Digno. Vai Digno, ci prova Digno ancora, sempre lui. Sempre lui, mamma mia. Stai impazzendo, ragazzi. Sta funzionando tantissimo l'avversario, guarda, ragazzi. Stava per uscire, non è uscito. Palla di Ronaldinho. Devastante sta palla di Ronaldinho. Oh, come ha fatto a prenderla? Grazie. Il bro ha rosicato, ragazzi. Il bro, anziché quittare, abbiamo fatto segnare anche Dani Olmo, quindi proprio il record. Ha rosicato il weekend league, bro. Ah, però perché rosicate a luglio, porco schifo. Vabbè, comunque ragazzi, avete visto come buon Fernando Torres, nel momento in cui sto facendo questo video, ragazzi, costa 500.000 crediti. Ovviamente non so se avete questi crediti, ma se ce li avete è una punta devastante, ragazzi. Podità è top nel lungo, sicuramente nello stretto un po' come la review di quella che avevo fatto ieri di Teresi, che questa grossa pecca che nello stretto non è un fenomeno, raga, è impressionante dal punto di vista del lungo. Doppio passo va a 3000, finalizzazione top, quello che serve. La vera pecca grossa è sul primo controllo, che non è proprio il massimo, però per il resto è un giocatore top che mi piace tantissimo. È particolare da utilizzare, ve lo dico già da ora, però come prima punta è veramente veramente devastante. Per me questo è un, considerando anche che comunque il prezzo è alto, però come carta vale, io gli do un buon 8. Non do 9 come Trezeguet e Rijkaard ieri, perché comunque Trezeguet e Rijkaard costano 50-60.000 crediti, quindi per quello come performance non devo dare forse un voto alto. Il buon Torres costa tantissimo, cioè costa tanto, non tantissimo, 500.000 crediti qua a fine gioco sono tanti, quindi mi do un 8 complessivo. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando like, iscrivetevi al canale, vi vediamo al prossimo video. Ciao ciao!